Benvenuto, fratello Fabio Mussi, missionario Piacere. del PIME. Sei di passaggio dall'Italia e stai arrivando dalla tua missione nel nord del Camerun, che è una zona molto ma molto difficile, purtroppo infestata dai miliziani, quelli fondamentalisti islamici di Boko Haram, che sconfinano dalla Nigeria e poi compiono razzie, uccidono anche persone nel nord del Camerun, dove sei tu. Allora, una missione abbastanza difficile, intensa anche in questo nord del Camerun, Fabio. Sì, da 2 anni in pratica c'è stato questo cambiamento, no? Da un'isola che sembrava un'isola di pace è diventata una realtà molto difficile proprio a causa di queste scorribande dei Boko Haram, che ha cambiato proprio il paesaggio della regione, no? Da una regione che stava cercando di diventare autonoma, migliorarsi anche dal punto di vista di sviluppo, ha dovuto bloccare circa il 60% delle attività perché tutti gli stranieri e le attività di organismi che dipendevano un po' dall'estero sono state tutte bloccate. Su questo c'è il grande paura a livello della popolazione, no? Che ormai non si fida più di nessuno, né della gente del proprio villaggio né da quelli vicini, e c'è una diffidenza enorme. E questo Quindi c'è paura, c'è molta violenza in questa zona del nord del Camerun, però voi avete scelto comunque, voi missionari, di rimanere. Siete 11 missionari del PIME, voi siete presenti dal 67 e siete 11 del PIME che hanno deciso di rimanere nonostante la minaccia dei fondamentalisti islamici. Chi te la dà questa forza? Chi ve la dà? Beh, sicuramente non è una ragione umana questa, no? Cioè, penso che sia un po' la serenità della fede che ci dà la forza di restare. Noi come PIME abbiamo un po' il nostro stile di restare sempre a fianco delle popolazioni con cui lavoriamo, sia nella buona che nella cattiva sorte. Adesso siamo nella cattiva sorte e il nostro lavoro continua come era prima, tenendo presente che adesso ci sono alcuni limiti. Cioè, abbiamo il coprifuoco, abbiamo l'obbligo di uscire con le scorte armate, non possiamo girare come vogliamo, dobbiamo segnalare un po' certi tipi di attività nelle zone dove sono più presenti questi terroristi, però continuiamo tranquillamente, nel senso serenamente, ecco. Se no, come dicevo ai miei collaboratori, se no è meglio che chiudiamo tutto e andiamo tutti al mare e ritorniamo quando tutto è calmo, ma questo non sarebbe sicuramente un segno di solidarietà e di condivisione con le popolazioni con cui viviamo. Tu sei nato? Io sono nato nel 1948 a Lissone, in attuale Monza Brianza. Monza Brianza, sì. Con una madre centenne che veglia e prega, sì, su di te in continuazione. Sicuro. E loro sono preoccupati per te? Beh, certamente sono preoccupati, anche se magari non lo fanno vedere, ma penso che siano preoccupati come tutti, no? Da parte nostra cerchiamo di non dare troppe notizie catastrofiche. Anche perché questa è la prima regola del missionario. Sì, non dare troppe informazioni negative, anche perché credo che il fondo della nostra scelta è quella di dare speranza, no, alla gente, e questo la diamo prima ai nostri cari. Ecco, voi adesso state portando la speranza con questo progetto che ha un nome quasi per essere proprio l'opposto di quello che è Boko Haram. L'avete chiamato Boko Halal, che vuol dire? La scuola è permessa, è lecita. Diciamo che uno degli obiettivi, no, dei Boko Haram è quella di impedire la scuola a tutti i livelli. E in Nigeria, dove è nato, hanno distrutto scuole, hanno rapito dei studenti, le ragazze, 200 ragazze che sono state rapite, ma proprio per dare un segnale che non c'è scuola, l'unica scuola è la scuola coranica con i principi dell'Islam vissuti come loro vogliono, quindi anche contro i musulmani più moderati, no? Quindi il nostro obiettivo è quello di dire: no, combattiamo la violenza con le scuole, dove loro vogliono distruggere, noi vogliamo fare questa scuola qua. Non tanto per una testardaggine personale, no, dei missionari o della Chiesa, quanto come risposta alla popolazione che chiede la scuola cattolica, perché riconosce che è una scuola non solo ben organizzata, ma che dà dei valori e dei principi sani. E dei nostri alunni, che ne abbiamo circa 7.000, ci sono musulmani anche. Ecco.
quindi cultura, certi e loro livello. La preferiscono addirittura anche qui da voi, certo. Nonostante le minacce dei fondamentalisti islamici? Questo è un po' una risposta indiretta dei musulmani a questa minaccia. Quindi a coloro che dicono dobbiamo distruggere la scuola, per loro la scuola è quella occidentale, voi dite no, la scuola bisogna portarla avanti e questo è il vostro progetto Boko Halal. Quindi quando tu ti sposti sotto scorta. Sì, io normalmente... Non ti pesa la scorta? Come tutte le cose, cioè, ci si abitua. C'è un missionario che si sposta con la scorta. Sì, non è la cosa migliore, no? Però è l'unica possibilità, condizione per poter andare in queste realtà. Normalmente io quando mi sposto dai 2 o 3 militari, no, che mi accompagnano, poi nelle zone più a rischio si aumenta il numero fino ad arrivare a 10. Insomma. Questa è la zona dove sono stati sequestrati anche 2 sacerdoti, certo. Fide et honum della diocesi di Vicenza, Don Giampaolo Marte e Don Gian Antonio Allegri. Loro sono stati sequestrati per 57 giorni dal 5 aprile del 2014 al 31 maggio. E questi 57 giorni sono stati raccontati da loro stessi in questo video che ha realizzato la Fondazione CUM dell'Ufficio Missionario della Conferenza Episcopale Italiana, dove tra l'altro raccontano come hanno trascorso con la loro vita, con le loro corpo questa Pasqua sotto la prigionia di Boko Haram. Jonathan! Jonathan! Gel Christian! Bring back our army! Non abbiamo scelto questa esperienza, non l'abbiamo cercata, ci troviamo a viverla, non possiamo cambiarla. Forse possiamo cambiare il nostro modo di viverla. I'm reading the Quran. You are reading the Constitution. I am doing the rule and regulation in the Quran. Era l'ultimo posto che un missionario avrebbe scelto di andarci. Ed era proprio l'ultimo posto. Siamo convinti che la gente, i nostri cristiani, sono stati molto turbati da questo avvenimento. Attraverso qualche mail di qualche giovane che ha più capacità e può anche magari tenersi in contatto con noi, ci diceva, ecco, il vostro rapimento ci ha reso un po' tutti orfani. Cioè questo gruppo armato, questo Boko Haram che vi ha rapiti, non ha rapito solamente voi 3, ma ha rapito la popolazione intera. New information, direct ties. Nuevos atentados del grupo extremista Boko Haram y sus fieles testigos. L'attesa della liberazione era forte e quindi non sapevamo cosa poteva succedere per noi. Noi pensavamo addirittura all'inizio, forse in maniera quasi ingenua, che probabilmente per Pasqua potevamo essere anche liberati. Una Pasqua indimenticabile. Quindi una Pasqua passata lì in foresta. Celebrata, se vogliamo, non con i riti, ma con la vita. Una grande spoliazione, perché non avevamo niente, né libri, né materiale per celebrare, non avevamo niente, per cui era solamente un rapporto fra di noi, una condivisione che si faceva, ma che è stata una grande ricchezza. Abbiamo scoperto che non siamo la religione del libro, siamo la religione della parola vissuta, perché l'abbiamo ricordata a memoria la parola durante tutto questo tempo. Sentire il vento nella savana ci dava questa idea di una presenza significativa di Dio che soffia dove vuole, la libertà. Anche la Pasqua, il Sabato Santo in maniera particolare, l'abbiamo vissuto in piedi, sotto la pioggia, bevendo un po' di tè perché non potevamo far da mangiare perché la pioggia aveva bagnato tutto il legno. Dove sei, Signore? Perché non ci liberi? La tentazione di usare del potere di Dio, dell'onnipotenza di Dio per la nostra salvezza. Un Sabato Santo un po' strano dal nostro punto di vista, però che forse ha richiamato anche l'esperienza dell'antico popolo. E abbiamo detto, ci rimettiamo nelle tue mani. Ecco, l'abbandonarsi con fiducia
in lui, nella preghiera. Poi il giorno di Pasqua invece il sole è uscito, quindi in un certo senso anche ti ha dato un po' più di morale, ci siamo un po' ripresi, abbiamo condiviso la parola della resurrezione. Questo ci ha sostenuto, ci ha fatto interpretare tutti gli avvenimenti in un certo modo. Suor Gilbert, che camminava, una mattina stavamo camminando per rilassarci un po', per riflettere, mi si avvicina e mi dice: ma tu quando è che hai passato, da quando non hai passato una Pasqua così tranquilla, così avendo la possibilità di riflettere, di pensare a questo grande mistero? Ed è stata questa un po' la realtà. Quando io sono arrivato in Camerun nel novembre del 2004, ci sono state alcune cose, alcune realtà che mi hanno colpito in modo particolare. La prima è stata il grande numero di bambini. Questi bambini che, contenti, felici, pur non avendo niente, che ti circondavano in ogni momento. E mi sono chiesto qual è il progetto di Dio su questi bambini, non sicuramente quello di vivere nella miseria, di vivere nella povertà, c'è un progetto d'amore per questi bambini. E in un certo senso, ecco, il nostro anche essere lì poteva far fare un piccolo passo per dare un'opportunità a questi bambini. E quello che colpisce sempre era l'esperienza di chiesa di questa popolazione del Nord Camerun. Una presenza comunitaria molto forte, dove il laicato, i laici, hanno una grossa responsabilità. Non tutto sembrava andare per il verso giusto la notte della liberazione, e forse quella notte è stata più dura, la notte più dura del nostro rapimento, in cui sembrava che tutto andasse a rotoli e che dovessimo ritornare in savana. Sono stati liberati nella notte tra sabato e domenica Giampaolo Marta e Gian Antonio Allegri, i due preti italiani rapiti il 5 aprile in Camerun, insieme alla suora canadese Gilbert Bussieri. Questa notte, che era già la notte tra il 31 e il primo giugno, chiediamo il miracolo, chiediamo che stavolta il Signore, diciamo così, faccia un passo in più. Non ne siamo degni, ma questa sera non possiamo ritornare ancora nella tomba. Il loro sequestro non è mai stato rivendicato, anche se i sospetti sono subito caduti sui fondamentalisti islamici di Boko Haram. Secondo le forze di sicurezza camerunensi, sono stati liberati vicino al confine con la Nigeria, dopo una settimana di negoziati. Quando invece pensavamo che tutto fosse concluso negativamente, stavamo muovendoci in macchina per noi, la nostra coscienza, per tornare indietro, e lì è quando pensi di essere morto del tutto che è avvenuta invece la luce, perché c'è stato anche proprio nell'immagine le luci delle macchine che ci aspettavano. I tre missionari, affaticati e dimagriti, si trovano adesso a Yaoundé, capitale del Camerun. Erano stati rapiti vicino a Maroua, nell'estremo nord del paese. Siamo stati avvisati che nel pomeriggio saremmo stati portati nel luogo della liberazione, e eravamo naturalmente al settimo cielo, tanto che anche i nostri guardiani sicuramente abbiamo avuto questa sensazione, hanno partecipato, e qui è stato uno degli altri segni pasquali. Per due mesi, pur vivendo in quella maniera, pur mangiando quello che mangiavamo, bevendo quello che ci arrivava, ecco, non ci siamo mai ammalati, cioè 57 giorni senza neanche un raffreddore. Per me sono stati dei piccoli doni che Dio ci ha fatto in questa esperienza. E quando torneremo, cosa diremo, cosa faremo? E dicevamo, probabilmente proprio questo è il piccolo segreto, ecco, quello di poter vivere una vita fraterna anche nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità. Poter partire anche dagli ultimi, perché abbiamo fatto l'esperienza di questa spoliazione, non avevamo niente. Potessimo togliere l'aspetto della difficoltà fisica, dell'adattamento a questo ambiente, al fatto di vivere in un certo modo e non avere niente per dormire, per lavarci, per cambiarci. Tolto questo aspetto qua dal punto di vista fisico,
Del resto è stata una grande esperienza spirituale di fraternità, di condivisione, i grandi segreti per annunciare sicuramente il Cristo oggi anche nella nostra realtà. C'è il pericolo che di dimenticare, passare dal male al bene, ci si può dimenticare di quello che abbiamo vissuto e di tornare ad essere, fare ed essere come prima. A noi non è più permesso. Questo dobbiamo ricordare, fare memoria. È stata una seconda opportunità, una nuova opportunità che il Signore mette davanti a noi, quindi anche un Dio che dona sempre delle nuove opportunità e quindi è sempre possibile ricominciare, è sempre possibile ripartire. Un Dio che non si stanca di starci accanto e di stimolarci, di sostenerci. E queste sono le parole di Don Giampaolo e Don Gianantonio, adesso sono in Italia nella diocesi di Vicenza e ricordano insomma com'è stata la loro prigionia di 57 giorni. Quando si è diffusa la notizia del loro sequestro, voi come l'avete colta questa notizia, come l'avete recepita? Beh, è stato un po' uno stupore da parte di tutti perché eravamo tutti nell'attesa che succedesse qualcosa, nel senso che eravamo stati invitati, no, dalle nostre autorità, dall'ambasciata d'Italia, a lasciare la zona per dei pericoli di sequestro. E 15 giorni dopo è successo questo fatto qua e ci ha stupito tutto per due ragioni. Primo, che fossero arrivati fino a una cittadina come Cerè, che non è molto distante dalla grossa città di Marua, quindi la gente e noi tutti ci siamo resi conto che Boko Haram poteva arrivare dove vuole. E secondo, il fatto che non si sa mai quando nei sequestri come va a finire. No? Quindi anche fratello Fabio Mussi teme per la sua vita che possa essere sequestrato o no? Certo, cioè, siamo sotto pericolo a tutti i livelli. No? Il fatto della scorta, diciamo, è un segno, no? Che probabilmente non è che darà molti risultati, perché quando attaccano Boko Haram attaccano in forze e sono molto organizzati su questo. Anche in 200-300 sì, persone. Esatto, finora tutti gli attacchi sono stati un po'... E anche ben armati. Ben armati, con armi sofisticate, dicono gli specialisti militari, sono quelli della nostra scorta che sono in collegamento con i loro colleghi e ci informano quando ci sono stati gli attacchi, quanti morti e via. Quindi c'è a livello generale, no, un po' di paura. È vero anche che la gente ci sostiene in un certo senso, no? Anche vi difende un po', gli stessi esatto, musulmani. Esatto, sì, ci tengono informati un pochettino, dicono state attenti, non andate da queste parti. Questo vuol dire anche che è una missione incisiva, questo è anche un segnale. Penso di sì, penso che sia una cosa cioè la nostra presenza non è una presenza insignificante, no? Siamo una minoranza, no? Il 10% nell'estremo nord, ma credo che sia una presenza con una certa importanza, perché la gente capisce che facciamo delle attività non solamente per i cattolici, ma aperto a tutti, cosa che non è sempre il caso di tante altre realtà. Mm-hmm. Ecco, a proposito di questo, adesso ti faccio vedere, ti faccio sentire la testimonianza di un tuo confratello, lui è padre Sebastiano D'Ambra, che è missionario nelle Filippine, nell'isola di Mindanao, anche lì purtroppo nella zona di Zamboanga, infestata da miliziani fondamentalisti islamici di Abu Sayyaf. E quando vanno sull'isola di Basilan, che è il covo di Abu Sayyaf, purtroppo anche loro devono prendere le precauzioni della scorta e il vescovo vive in un bunker. E noi quando li abbiamo accompagnati, anche noi abbiamo dovuto per forza subire la scorta, quindi per un attimo ho potuto capire che cosa vuol dire vivere sotto scorta. Quindi andiamo a sentire la testimonianza di padre Sebastiano, che porta avanti un'attività bellissima e anche rischiosa, pur di portare avanti il dialogo con l'Islam. Mi trovo a Basilan. Basilan è un'isola vicino Zamboanga, un posto dove ci sono tanti cristiani e musulmani. Hello, good morning. Io vengo qui spesso, secondo i bisogni, anche se un po' non è semplice per uno come me, italiano, straniero, è un
posto devo stare attento a muovermi, però vengo e faccio degli incontri con questi leaders. Basilan è un'isola nel sud dell'arcipelago delle Filippine. La sua natura ha un certo fascino esotico, ma la realtà storica di Basilan è meno attraente perché è covo di terroristi islamici legati ad Al-Qaeda e di separatisti che rivendicano uno stato autonomo da governare con la legge della Sharia. Sebbene le Filippine insieme a Timor Est siano i paesi asiatici con il più alto numero di cristiani, solo nelle Filippine sono l'82% su 95 milioni di abitanti, nell'isola filippina di Basilan le percentuali si ribaltano. I musulmani infatti sono quasi il 60% rispetto a 2.750.000 abitanti, fondamentalisti compresi. Per questo il nome Basilan suscita terrore a chi l'ascolta e preoccupazione a chi deve andarci, soprattutto se chi arriva è straniero, cristiano, giornalista o missionario, proprio come l'italiano padre Sebastiano D'Ambra, religioso del Pontificio Istituto Missioni Estere. C'è tanta brava gente tra i musulmani e i cristiani e abbiamo dei leaders. Ecco, con questo spirito di creare un dialogo anche in questo posto, abbiamo creato un gruppo che si chiama Interfaith Council of Leaders. Padre Sebastiano, siciliano originario di Aci Trezza, vive nelle Filippine dal 1977. Dal 1984, con laici cristiani e musulmani, da Zamboanga, nella dirimpettaia isola di Mindanao, ha irradiato il Silsila Dialogue Movement, un cammino di preghiere, di dialogo interreligioso e di pace riconosciuto anche dai musulmani illuminati. Eppure lui stesso, nonostante sia conosciuto da tutti come un uomo di Dio, deve usare tanta prudenza ogni volta che viene a Basilan per incontrare il vescovo della prelatura di Sabella City, Monsignor Martin Jumuad, e per continuare ad animare gli incontri dei leaders del Consiglio Interreligioso, avviato sempre dal Silsila. Nelle isole vicine c'è stato un conflitto tra un gruppo di musulmani e un gruppo di cristiani, anche sono state dei morti, quindi con conseguenze di forme di vendetta, eccetera. Ma il gruppo dell'Interfaith Council of Leaders è intervenuto e adesso ha creato, direi, una forma di riconciliazione. Ci sono delle storie molto belle di riconciliazione e di amicizia tra i due gruppi. A Basilan la sicurezza è una preoccupazione quotidiana per i cristiani, perché sono costantemente nel mirino dei fondamentalisti islamici. In particolare la comunità cattolica ha subito attentati, uccisioni e sequestri di persona. Come vescovo devo essere molto attento ogni volta che mi sposto. Ho ricevuto 3 lettere con le quali mi hanno chiesto di convertirmi all'Islam, altrimenti avrei subito attacchi. E questo era assolutamente credibile. Avevo già incontrato cattolici che erano stati nascosti perché avevano subito le stesse minacce. Avevo visto comunità cattoliche attaccate, case bruciate, bambini uccisi. Finora ho ricevuto 7 lettere minatorie. Attraverso una radio cattolica locale ho chiesto di pregare per la mia sicurezza. Dopo le ultime minacce, 3 persone che lavorano con me sono andate via e ho avuto la febbre per 3 giorni. Sono stato veramente male. Mette ansia vedere un vescovo che vive sotto scorta in un vescovado trasformato in un bunker antiterrorismo. Tutti elementi che contrastano con la fede di un consacrato a Dio, ma sono state le autorità ad imporgli una vita blindata. Per il vescovo è una sofferenza ricordare l'attentato che il 13 aprile 2010 ha distrutto il 70% della cattedrale di Santa Isabel. È un dolore commemorare il 14 febbraio di ogni anno l'uccisione di 5 catechisti avvenuta in un'imboscata tesa dai fondamentalisti nel 1999. La jeep sulla quale viaggiavano è esposta proprio all'ingresso del vescovado. È stata trasformata in memoriale per la pace dedicato a tutte le vittime della violenza. Ma nonostante sia un bersaglio mobile, Monsignor Jumuad continua a muoversi per sostenere la speranza di altre persone minacciate dai fondamentalisti. Varca i cancelli delle moschee per incontrare gli imam con i quali sa di poter pregare insieme per la pace di Basilan. E con gioia va incontro a padre Sebastiano ogni volta che arriva a Basilan. Entrambi infatti condividono un cammino fattivo e senza clamori di dialogo interreligioso, un dialogo che inizia da Dio e porta a Dio e che riguarda tutti.
Come avete potuto sentire, ecco, la testimonianza di padre Sebastiano e anche il vescovo del vescovo di Basilan, c'è un rischio nel tentare di portare il dialogo con le popolazioni dell'Islam, però per un missionario non solo ne vale veramente la pena, e penso che sia la stessa cosa anche per te, fratello Fabio Mussi, tu che sei missionario laico in Camerun. Ma sicuramente non ci sono altre ragioni per restare in una zona a così alto rischio se non si hanno delle motivazioni forti e soprattutto una motivazione di fede. Perché significa, quando si parte, sapere che può capitarti qualcosa, perché se entriamo nel territorio che copre questa setta di Boko Haram. Quindi da parte nostra c'è sempre un timore quando si parte, però... Quando si parte non si sa se si torna, vabbè, purtroppo sì, è così. Noi prevediamo quando ritorniamo, però sì. È sempre una cosa molto aleatoria. Mm-hmm. Ho capito. Allora, prima parlavi delle scuole, la scuola a tutti i costi perché l'educazione è fondamentale per la crescita e per il futuro di un popolo. E quando tu hai trovato dei locali, anche dei maestri per mettere su una scuola nel nord, è successo che poi questa scuola si è riempita di profughi e di sfollati, perché è una zona di profughi e di sfollati, si parla di 43.000 profughi tra nigeriani che arrivano dalla Nigeria, che fuggono dalla Nigeria da Boko Haram, e sfollati camerunensi, i quali sono 13.000. E quindi una scuola che doveva servire per l'istruzione poi si è riempita di profughi, quindi anche pronti a rimettere in discussione tutto. Certamente, qui si va secondo le urgenze. E noi avevamo programmato questa scuola perché era una risposta a una richiesta da parte dei genitori di Fotokol, che è proprio il posto più caldo attualmente dell'estremo nord, e avevamo già preso in contatto e avevamo già affittato una casa in attesa di costruire la nostra scuola. E quando siamo arrivati il 25 di agosto, sono salito su a Kusseri, poi nei giorni successivi sono andato a Fotokol perché dovevamo aprire questa scuola, credo che aprivano l'8 settembre. Al confine con la Nigeria lì? Proprio sul confine, c'è un ponte che separa la Nigeria dalla Cam. E abbiamo trovato che la scuola, la casa che avevamo affittato era tutta occupata dai profughi, come anche il liceo e le altre scuole di Fotokol. L'unica scuola che non era occupata dai rifugiati era occupata dai militari che erano venuti lì. Quindi anche col sottoprefetto, parlando con lui, si è concordato di aspettare alla fine del mese di ottobre, sperando che nel frattempo si riesca a far partire un campo profughi dove si può spostare, far defluire le persone. Ecco. Comunque voi in quella zona avete aperto 28 scuole per 7.000 studenti, dalla materna fino alla professionale. E con i profughi e con gli sfollati, in questo progetto Emergenza Profughi, adesso come vi state muovendo? Allora, la cosa principale attualmente era proprio di assicurare l'urgenza alimentare da una parte, perché sono dovuti scappare lasciando tutto i loro beni nel loro villaggio. Quindi noi abbiamo iniziato a mandare dei cereali, dei altri alimenti come zucchero, sale, olio, per poter dare un piccolo sollievo, no? Ma davamo ogni settimana un camion con delle tonnellate di questi viveri, in attesa che ci fosse un piano più ampio da parte del governo. Il governo era intervenuto con un primo contingente di alimenti, ma dopo non ha più continuato, anche perché ha altre priorità. C'è anche l'emergenza delle persone che arrivano dal Centrafrica, non solo, esattamente. Cui... lì è molto più, come dire, l'afflusso è molto più grasso. Mm-hmm. Questo, il rischio è che sia un po' un'emergenza un po' sconosciuta o silenziosa, perché come numeri non sono grandissimi, però continuano a sempre 43.000 esatto. persone. E voi vi occupate esclusivamente di 12.000 persone? Sì, abbiamo fatto questa scelta qua un po' con, diciamo, dolore, ma non era possibile che ci occupassimo. Anche perché si spera che pure altri organismi intervengano, esatto, insomma. No. E dando una priorità ad alcune categorie più vulnerabili, come i bambini, le donne incinte e gli anziani e ammalati.
perché tenendo conto che gestire già un numero di 10-12.000 rifugiati non è da poco, eh. Se si fanno quattro calcoli, basta che qualcuno calcoli che ci vogliono 1-2 euro al giorno per persona, sapendo che non è un giorno che si aiutano queste persone, ma per mesi. Quindi lo diciamo al nostro pubblico di TV 2000 che sta seguendo la testimonianza di fratello Fabio Mussi, missionario del PIME in Camerun. Ecco, se volete sapere come poter sostenere questo progetto potete scrivere a missioni@tv2000.it oppure direttamente al PIME progetti@pimemilano.com e il sito è www.pimemilano.com. Comunque, insomma, ci sono tante possibilità per sostenere i missionari del PIME con fratello Fabio nel nord del Camerun in questa emergenza profughi e sfollati nel nord del Camerun. E poi i pozzi per portare l'acqua, che è fondamentale, perché senza l'acqua non si fa nulla. Siamo resi conto a quel momento che non bastava dar da mangiare, bisogna dare da bere, perché si può rinunciare un po' a mangiare, ma a bere è un po' più difficile. E anche più, per l'igiene. L'altro aspetto è appunto il fatto che oltre all'acqua bisogna occuparsi delle malattie. Lì c'è il paludismo, la malaria endemica, ci sono altre malattie, diciamo, di malnutrizione. Anche il colera è endemico lì. E adesso c'è il colera, che è normale che succede in queste zone. Quindi abbiamo messo in piedi una piccola unità di urgenza, di sanità, no? Dove ci sono i nostri infermieri, i nostri medici che possono partecipare a creare questi piccole cliniche mobili, quindi anche l'assistenza sanitaria. Sì, anche questa cosa. In attesa che ci si organizzi un po' meglio, no? Nel senso che normalmente nei campi profughi ci sono o la Croce Rossa o l'Alto Commissariato dei Rifugiati che intervengono e organizzano questi servizi. Non ce n'è per il momento. In un recente viaggio che abbiamo realizzato proprio in Indonesia, a est di Giava, abbiamo scoperto che lì c'è la libertà di credere, nonostante i musulmani siano l'87%, i cattolici solo il 3%, nonostante l'Indonesia sia il paese più musulmano al mondo, ma lì abbiamo conosciuto una monaca carmelitana di clausura che era musulmana. Ero musulmana. Nel 1985 avevo 26 anni quando ho scelto liberamente di essere cattolica. Perché questa conversione? Perché nella Chiesa Cattolica ho trovato l'ispirazione che si può dare la vita per gli altri con la preghiera. Sor Bernadette Carmelitana oggi è monaca di clausura. La sua preghiera si eleva dalla comunità Fiore del Carmelo di Batu, ad est dell'isola di Giava, in Indonesia. La famiglia musulmana di Sor Bernadette ancora non accetta la sua scelta di abbracciare la fede cattolica. Rimane la non condivisione di un salto di religione, ma nessuno in questo angolo dell'Indonesia accusa pubblicamente di apostasia o minaccia di morte Sor Bernadette, come potrebbe succedere lì dove l'Islam viene alterato e tradito nei suoi principi. Sor Bernadette è serena perché può contemplare liberamente la parola di Dio pur vivendo in un contesto asiatico come l'arcipelago dell'Indonesia, che è il paese con il più alto numero di musulmani al mondo, ben 213 milioni, cioè l'87% della popolazione, mentre i cattolici sono 7 milioni e mezzo, appena il 3%, e tra di loro ci sono testimonianze di vita significative come quelle di Sor Bernadette e delle sue consorelle, sempre pronte a rispondere alla voce dei poveri e ad offrire assistenza sanitaria ai bisognosi. Inoltre danno lavoro ai musulmani e aprono la clausura del Fiore del Carmelo per pregare e dialogare con i credenti dell'Islam, come testimoniano queste foto. E questi sono momenti di preghiera con la locale comunità musulmana. I musulmani pregano per loro e si affidano anche alle loro preghiere per le proprie famiglie. Anche Augustinus era musulmano, ora è cattolico, segue la spiritualità del rinnovamento nello spirito e vive con i poveri recuperati dalle strade di Malang, sempre ad est dell'isola indonesiana di Giava. Lavoravo in una fabbrica. I soldi che guadagnavo li sperperavo conducendo una vita disordinata. Poi ho incontrato delle persone che mi hanno portato a vedere come vivono i poveri. Davanti a loro mi sono detto: voglio essere parte dei poveri. E ho deciso di essere cattolico. La mia famiglia, però, di forti tradizioni musulmane, all'inizio mi ha rifiutato e umiliato. Oggi, invece, io prego con loro nei momenti forti dell'anno musulmano e loro vengono a pregare con me durante le festività cattoliche.
A Malang, all'ingresso della casa di accoglienza coordinata da Augustinus, c'è una tenda sotto la quale in qualsiasi momento possono trovare riparo i poveri della strada. La gran parte sono musulmani, così come i volontari e le persone accolte nella casa. Eppure Augustinus dice che in tutti loro vede lo spirito reale di Gesù Cristo da abbracciare. Nonostante in Indonesia la libertà religiosa sia garantita dalla Pancasila, e cioè dai cinque pilastri del pensiero filosofico su cui si fonda lo Stato, non sempre sono scontati gli equilibri della pacifica convivenza interreligiosa. Proprio dalla diocesi di Malang, infatti, in passato sono arrivate notizie di attentati e minacce di distruzioni di chiese cattoliche. Sono recenti le notizie di ulema che vorrebbero obbligare l'insegnamento dell'Islam nelle scuole cattoliche, ed è ormai una prassi scrivere sui documenti personali anche la religione. Addirittura l'appartenenza religiosa è scritta anche sulle carte d'identità, e questa è la carta d'identità di un cattolico, così come è scritto qui. Ancor più inquietanti sono le derive dei fondamentalisti islamici indonesiani, che addirittura pubblicamente proclamano la disponibilità a raggiungere i miliziani in Iraq e Siria. Questo mi rattrista molto, sostiene Abdur Royem Ismail, la massima autorità dei musulmani sunniti di Batu. Il leader islamico prende le distanze da coloro che si fanno scudo della religione islamica per giustificare i loro crimini. Abdur Royem Ismail sostiene di essere impegnato nella ricerca continua di buone relazioni con le comunità cristiane. Inoltre riconosce la prontezza della Chiesa cattolica nelle emergenze umanitarie e ci tiene a dire che a Batu proprio i musulmani, compresa la sua famiglia, senza obiezioni preferiscono la scuola cattolica per l'educazione e la formazione di figli e nipoti. Quel che conta infatti è preparare persone capaci di testimoniare l'armonia tra i credenti. E voi, a proposito di pace e di convivenza, e adesso state come missionari del PIM nel nord del Camerun, pensate soprattutto ai bambini, perché sono loro il futuro, e state pensando a loro con una scuola di pace. Sì, abbiamo ritenuto che proprio in questo momento in cui la pace rischia di essere solamente una parola, di chiedere ai bambini di fare dei disegni in cui illustrassero la pace nel loro villaggio. Abbiamo cercato di vedere un po' come fare via, e quindi stiamo cercando di incontrare tutti i maestri per dar loro degli spunti che permettano ai bambini di illustrare un po' la pace, mettendo insieme un po' questi due elementi. La pace è frutto di una stabilità, e la stabilità è legata all'acqua, no? Dove c'è acqua c'è stabilità, se non c'è acqua non c'è possibilità di vivere, e alla natura, alle piante. Quindi abbiamo cercato di dare questo orientamento, e lanceremo proprio adesso con il mese di novembre questa campagna per spingere i bambini a capire che la pace non è qualcosa che arriva dall'alto semplicemente, è qualcosa che si costruisce, che non si può buttare via. Con loro stessi protagonisti. Esatto. Che non si butta via l'acqua, come non si butta via l'acqua in queste zone qua, dove è una zona dove abbiamo 8 mesi di siccità e 4 mesi di pioggia, quindi si sente quanto è preziosa l'acqua. Ecco, è una piccola iniziativa, no? Però è importante. A noi interessava proprio far capire ai bambini che non è semplicemente una pace che è frutto dell'ambiente esterno, devi costruirla. Dal proprio cuore. Grazie, fratello Fabio Musi, missionario del PIME, e buon rientro tra la tua gente nel nord del Camerun.